Caro professore, io scherzo, ma tu sei davvero un professore, eh? Tu hai insegnato... Sono 50 anni, 50. Hai insegnato tanto nel liceo classico, hai girato per anni nelle università italiane, parlando di musica e soprattutto di poesia, roba importante. Ma quando è nata la canzone, cioè quello che cantiamo noi oggi e che la gente canta per strada, quando si è cominciato a fare? Ma sai già, la canzone credo sia sempre stata nell'animo degli uomini, dagli uomini primitivi. Si cantava, anche perché non bastavano le parole. Se uno diceva Dio aiutami, non bastava. Bisognava dire Dio aiutami, perché le prime canzoni sono per Dio. Ma poi arrivano quelle nostre, quelle d'amore, quelle che si cantano tra uomini e donne. E non tanto tempo fa, un 2700 anni fa. 2700 anni fa. Mi vuoi dire che c'è una canzone... che ha 2700 anni, no, ce n'è più di praticamente una, più vecchia di fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Vabbè. Scusa, ho fatto una citazione bassa per te. Eppure adesso c'è una canzone di 2700 anni fa di un poeta che si chiama Archiloco, e questa non la sapevi nemmeno tu. Archiloco. Archiloco, che dice... fatti mandare da tuo padre, da tua mamma, a prendere l'acqua al pozzo, così io posso venire a trovarti. Ma no! Sì, 1700 anni fa. Però io volevo darti un esempio. Potresti cantare un esempio, una cosa che non ha mai fatto nessuno. Vai. Cantiamo la prima canzone d'amore della storia. La prima? La prima. Non ti dico di chi è, com'è, eccetera, ma canto in greco antico. In greco, vai. Faine tai moi kenos isosteoisin emme non erotis enantios toi isnane kai plasium adufonei sa supacu. Emozionante, ma i versi, cosa? Perché non ho capito, per la melodia si capisce, ma i versi... La storia di una poetessa che si chiama Saffo, che era innamorata della sua allieva. La sua allieva sta partendo perché ha finito la scuola, va a sposarsi, e lei la piange e la rimpiange. Complimenti, perché veramente... No, volevamo farla questa cosa, anche perché la canzone è nel nostro cuore da sempre. Gli uomini non finiranno mai di cantare, dai, sembra una cosa retorica, ma è così. Quando stiamo male o bene o abbiamo gioia, dobbiamo cantare. È la nostra espressione più naturale per sentirci veramente uomini. E tu lo fai benissimo, devo dire la verità. Stringimi le mani, Roberto. Ma che stringimi le mani? No, ma è una canzone, è una canzone.